Veramente meritatissimi questi applausi alla compagnia Il Filos, che fuori programma hanno interpretato questa bella commedia. Commedia di Loredana Conta, vogliamo presentarla perché la signora è qui con noi. Voglio ricordare per chi non la conosce che la signora Loredana vive a Rovereto in provincia di Trento, scrittrice e attrice teatrale, scrive principalmente in dialetto trentino. Eclettica attrice, è stata qualche anno fa in cartellone nella stagione teatrale del Comunal di Marmirolo con un suo recital sulle donne. Diversi sono i gruppi mantovani che hanno trovato nella sua scrittura materia prima per i propri allestimenti. Vanto del gruppo Al Filos è quello di essere stati i primi nel 1997 a portare i testi della signora Loredana Cont fuori dal territorio trentino. Oggi i suoi testi sono rappresentati nei dialetti di moltissime regioni italiane. Amicizia e affetto ci unisce da 20 anni e la sua presenza questa sera ne è la dimostrazione. Quindi grazie, grazie signora Loredana Cont. Grazie, saluto il pubblico e faccio i complimenti alla compagnia Filos che come sempre hanno una recitazione molto gradevole e mi piace come interpretano quello che io scrivo. Questa tra l'altro è una commedia che ho scritto, tutti ricordi di più, no di più, l'ho scritta quando, insomma, quando si scrivevano 3 atti ancora, quindi insomma, i primi anni 80, metà anni 80, ecco, per cui insomma è una commedia di parecchi anni fa, loro ne hanno fatto parecchie di mie e mi piace sempre vederli. Complimenti perché recitate bene. Grazie per essere stata qui con noi, ma abbiamo anche degli altri ospiti qui che poi vi presenteremo. Allora signori, in modo particolare gli amici delle compagnie che hanno aderito a questa iniziativa, a questo nuovo ritorno del Merlin Cucai, grazie, ripeto, anche ai comunali oggi e grazie anche proprio a questo impegno che il presidente Sergio Olivieri ha messo. Quindi 5 sono state le compagnie che hanno partecipato, i bei putei di Acquanegra, andiamo in ordine di visione, il gruppo Ambuleio di Roncoferraro, i Quistellesi di Quistello, la Barchessa di Poggiorusco e il Teatro Mania di Buscoldo. Ecco, come vedete qui alla mia destra il presidente Sergio Olivieri. Io farei un applauso al presidente, ma veramente di cuore, perché se lo merita veramente, perché ha voluto e ha creduto, ecco, nel dialetto mantovano. Noi dobbiamo continuare, ecco, con il dialetto mantovano e sicuramente fra 2 anni, perché voi sapete che il Merlin Cucai si ferma un anno per dare la possibilità alle compagnie di poter trovare un testo inedito e potersi preparare. Ecco, per le compagnie che sono presenti, magari oltre a questo concorso, se qualcuno volesse già iscriversi, ecco, lo può fare tramite naturalmente ai nostri bravissimi e validi collaboratori. Io ringrazio Sergio, ma ringrazio anche il segretario che è stato con noi per tantissimo tempo e adesso voglio elencarvi i nomi dei giurati perché mi sembra che sia giusto. Allora, ricordiamo che in giuria erano presenti Nicola Armanini, Gianni Bellesia, Renzo Bonizzi, il grande cantante Gio Fedeli, che è presente con noi questa sera, Bruno Melli, Giancarlo Liani nella veste di presidente della giuria, Franco Pellegrini, bravo e valido segretario che noi ringraziamo proprio per la solerzia che ha fatto, Elide Pizzi, unica donna in regia, Giuseppe Pizzi, Davide Squassabbia, Alfredo Facchini, qui presente grande rappresentante del dialetto mantovano, e poi Claudio Torelli, che è il presidente della UILTA. Ecco, questi sono stati i giurati. E la Pizzi Elide, un grosso applauso. Grazie, grazie, gentilissimi, come sempre. Allora, vogliamo ricordare queste targhe favolose che ha voluto. Quando noi ci siamo trovati, presidente, la settimana scorsa, abbiamo guardato, ecco, valutato le schede che ognuno di noi ha fatto.
e poi con grande maestria, con grande professionalità e pazienza, ecco, il segretario ha stilato una verbale, e tutti siamo stati concordi, ecco, e poi sentirete, ecco, i vari personaggi. Però dobbiamo dire bravi a tutte le compagnie. Naturalmente c'è una vincitrice, perché come sempre in tutti i concorsi, però veramente un applauso a tutte le compagnie che hanno partecipato per aver sostenuto questo, sostenere il nostro dialetto, e anche per il lavoro che hanno fatto. Mi diceva Presidente, mi ha fatto vedere una targa prima, noi iniziamo subito, perché naturalmente si inizia con, è stato tutto scritto in latino, quindi maccaronico. Allora iniziamo con il testo, ecco, io adesso nominerò, e poi il primo testo va alla Barchessa di Poggio Rusco. Consegna la targa Alfredo Facchini, in arte Fredon. Prego, prego, vieni, se c'è qualcuno magari che aiuta i vari personaggi. Quindi è la Barchessa di Poggio Rusco per il testo. Qui vicino a me, Alfredo, che così premia, ecco, prego, si accomodi per il testo, uno degli attori della Barchessa che ritira il premio. Grazie, sia proprio che dopo facciamo la foto di rito, naturalmente. Adesso andiamo, attore caratterista. È stato consegnato il premio a Grazioli Massimo del gruppo teatrale I Bei Putei di Acquanegra Turchese. Consegna la targa Nicola Armanini. Ecco il nostro bravo cantautore. Bravo. E andiamo con l'attrice caratterista, si è pensato alla signora Trazia Alessandra del gruppo teatrale La Barchessa di Poggio Rusco. Consegna la targa Roberto Guaiumi. Complimenti. Qui con noi attore non protagonista, stato assegnato a Frignani Alessio del gruppo Teatro Mania di Buscoldo. Ecco, qui abbiamo un ospite in sala, un ospite graditissima. Consegna la targa il consigliere regionale, la signora Alessandra Cappellari, che abbiamo ospite, la salutiamo. Il consigliere, buonasera, consigliere, buonasera, benvenuta, signora. Grazie. Arriviamo all'attrice non protagonista, stata assegnata a Longhi Roberta del gruppo teatrale I Quistellesi di Quistello. Consegna la targa Renzo Bonizzi. Veramente sono stati tutti bravi, abbiamo avuto qualche difficoltà perché veramente si sono impegnati tutti. Prego, ciao. Complimenti. La figlia della contessa. Attore protagonista. È stato dato a Bernardi Giovanni del gruppo teatrale Ambuleio. Consegna la targa Davide Squassabbia.
Bravo Giovanni. Bravo, complimenti, caro, complimenti. Attrice protagonista, alla signora Bertolasi Marzia, del gruppo teatrale La Barchessa di Poggiorusco. Consegna la targa Bruno Melli. Bruno c'è? Sì, sì. Abbiamo due personaggi che premiano, la regia con una targa speciale premio Aldo Signoretti, offerta dalla Wilt, grande personaggio mantovano, quindi ringrazio anche Claudio Torelli che è stato veramente molto gentile, è stato premuroso a fare questa targa e poi naturalmente anche il presidente ecco, dei comunali oggi. La regia va alla Barchessa di Poggiorusco. Consegna la targa oltre il signor Mario Nardi che è presidente della UIL Lombardia. Prego signor Nardi. E benvenuto naturalmente a Mantova al teatro. Buonasera, buonasera, dottor Nardi. Se vuol far vedere la targa, la farla vedere. Prego, prego, prego allora. Alla giuria naturalmente, sempre di Poggiorusco, consegna questa targa il presidente comunale oggi, Sergio Olivieri. E adesso andiamo con la scenografia, luci e musiche, consegna la targa Gianni Bellesia alla Barchessa di Poggiorusco. Il nostro conosciuto personaggio fotografo di Mantova Gianni Bellesia che ha consegnato il premio. I costumi sono io che consegno, costumi bellissimi, ci ho tenuto io a presentarli. Faccio io la presentazione, costumi alla Barchessa di Poggiorusco. Ovviamente premia la Tizi Eli. Abbiamo ancora gli ultimi premi, passo la parola alla Eli. Abbiamo la recitazione, la consegna della targa e del responsabile Wilt Lombardia, Claudio Torelli, e va alla Barchessa di Poggiorusco. E viene Paolo, ciao. Abbiamo adesso attori e attrici promettenti, cioè quelle
persone che sono invogliate proprio a continuare il tutto, e quindi abbiamo pensato di premiare, ecco, i ragazzi del gruppo teatrale I Bei Putei di Acquanegra sul Chiese. Consegna la targa, sempre Gianni Bellesia. Scusate se mi permetto, ma a questa targa noi della giuria ci abbiamo tenuto in modo particolare, perché in questi giorni che abbiamo seguito le vostre rappresentazioni, tutte molto belle, molto particolari, ci siamo anche prefissati una cosa molto importante, quella di radicalizzare ancora il dialetto in quelli che sono i ragazzi, e quindi abbiamo notato che questa compagnia è quella che maggiormente, diciamo, ha utilizzato ragazzini, persone giovani, quindi giovanissimi, che quindi speriamo che nel futuro diventino gli attori maturi del futuro, e quindi mi sembrava, ci sembrava, ci siamo trovati concordi nel dare questo premio proprio come sprono, come motivazione per fare in modo che il dialetto non muoia nelle nuove generazioni. Grazie. Adesso naturalmente veniamo al clou. Prego, sì. Ah, un po' di suspense, ma teniamo, se volete racconto una barzelletta, non so, racconto un pezzettino di qualcosa. E questo è quello ambito, che poi rimarrà per 2 anni, no? E poi ritornerà ancora per il prossimo, perché nel 2020 ci sarà appunto il 10° concorso Festival del Teatro Dialettale Mantovano. Quindi grazie sempre al nostro presidente che ha voluto proprio questo dopo 16 anni. Ma non è facile, signori, trovare delle compagnie disposte a recitare con dei testi anche inediti, perché noi vogliamo questo, perché altrimenti ognuno prende il premio perché magari si sceglie un testo conosciutissimo. Invece noi no, noi vogliamo proprio continuare questa tradizione del dialetto. Abbiamo fatto suspense abbastanza, presidente? Possiamo andare? Beh, io penso che il pubblico ha capito, insomma, chi potrebbe essere il vincitore. Quindi il trofeo Merlin Cucai. Ecco, volevo spendere 2 parole a favore di Andrea Iori, che ovviamente è lo scultore di questo bellissimo trofeo. E quindi un applauso anche a lui, perché noi abbiamo un artista veramente bravo, tutto mantovano, e il merito tutto suo di questa opera d'arte. Grazie. Allora, prima di aggiudicare il premio Merlin Cucai, lascio la parola adesso al presidente della giuria Giancarlo Ogliani, che è stato il nostro presidente. Avete visto, tanti sono stati giurati, lui però è il presidente, siamo stati tutti unanimi quando è stato stilato il verdetto. Prego, presidente. Allora, io devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, e non più ragazzi, che si sono cimentati nel teatro, che è una cosa veramente difficile. Comunque siano andate le cose, chi più chi meno, è da valorizzare l'impegno che avete dato, fare le prove, trovarsi 2 volte, 3 volte la settimana, è qualcosa che va al di là delle semplici occupazioni. Però prima che Elide dica qual è il nome della compagnia vincitrice, vorrei fare 2 osservazioni. La prima: tenete conto del fatto che il dialetto non è confinato negli anni 50 e 60. Il dialetto è una lingua viva. Cercate dei contenuti che siano attuali, perché si possono raccontare delle storie di oggi col dialetto. Il dialetto non è confinato a storie del dopoguerra, dove il prete ha quella, come dire, quella fisionomia trita e ritrita.
dove è facile strappare la risata con persone che si intartagliano. Sappiamo che queste sono le cose che fanno ridere. Io cercherei di andare oltre, perché il dialetto può anche far pensare, può far ridere e può far pensare. Molte volte Roberto, il presentatore, ha parlato del retaggio che ha il dialetto, parlando scherzosamente di Virgilio, di Merlin Cocai. Vogliamo bene a questo dialetto, si possono trasmettere dei contenuti importanti e scriviamo, coinvolgete i giovani, dite ai giovani, cerchiamo di fondare delle scuole di scrittura, dite ai giovani di preparare delle storie, poi si possono anche trascrivere in dialetto. Dite ai ragazzi nei vostri paesi, qualcuno che ce l'ha, che si metta a disposizione, scuole di scrittura, scuole di teatro, avvicinate i ragazzi giovani, perché è fondamentale. Detto questo, adesso, con grande piacere, faccio dire ad Elide qual è la compagnia che secondo noi ha ottenuto il risultato migliore, i voti più alti. Devo dire che tante altre persone, personaggi, interpreti mi sono piaciuti, però alla fine ci sono piaciuti, però alla fine il concorso deve eleggere un vincitore. Allora, il trofeo Merlin Cocai anno 2018 va alla compagnia La Barchessa di Poggiomuco. Sì, venite pure, venite pure. Il verdetto, il punteggio è stato unanime, nessuno sapeva l'uno dell'altro, i voti. Mi sposto così lasciamo la scena. Beh, possiamo, ecco, lascio la parola a Paolo. Io devo dare un premio al Merlin Cocai, perché se non fosse stato che ci eravamo messi in gioco, se non fosse stato perché eravamo già sul giornale, se non fosse stato perché eravamo già iscritti al Merlin Cocai, non saremmo riusciti a portarla a termine, perché era una commedia molto difficile. E la figura l'avevamo già fatta, dovevamo arrivare in fondo, non sapevamo come, scusate l'emozione, ma ci siamo arrivati, grazie. Bravi. E questa, dobbiamo fare una dedica di questa nostra vincita a Caterina, che non è la nostra attrice che si chiama Caterina in commedia, ma è la nuova arrivata, che un'attrice doveva recitare, invece aspettava un bimbo, e giusto è nata oggi pomeriggio, è stato il nostro portafortuna. Grazie. Ah, complimenti allora. Allora il presidente. Facciamo una foto di gruppo? Certo, tutti insieme. Certo, facciamo, ecco, il presidente consegna, ecco, il busto. Ah beh, uno degli attori, naturalmente ci sono gli altri, regista, certo. Complimenti veramente a voi, ma a tutte anche le altre compagnie, veramente siete stati bravissimi. Facciamo la foto tutti insieme.